La futsal San Giovannese torna al successo interno contro il Levante. L'8-5 finale è una sorta di scacciapensieri al momento per la questione salvezza, anche se nulla è ancora deciso apparentemente. Però la qualificazione alla Final Eight nazionale di Coppa Italia ha fatto bene ai ragazzi allenati da Diaz. Contro i Liguri si mette subito in evidenza Faelli, e lui infatti a obbligare Brati all'autorete che evita solo una sua marcatura, ma il numero 7 avrà modo di rifarsi con il primo passo compiuto a seguito del 2-0 che giunge poco dopo. Qualche problema dietro però la Futsal ce l'ha ancora e prova ne è la marcatura di Cilia per 1-2, punteggio che tiene per diversi minuti effettivi fino a un nuovo allungo di Torre che con costanza entra nel tabellino degli azzurri. A chiudere la frazione è col poker della Sangio, calato da Bellocci. Il gesto però che vale più di tutti è quello di Faelli per il 5-1 in apertura di ripresa, una semirovesciata che decisamente merita replay e rallenti. Levante ha l'indubbio merito di non uscire mai con la testa dal match. Picarreta fa 2-5 e dopo il costo-costo di Righeschi, che porta al 6 gol valdarnesi, si riavvicina con Brati e ancora Cilia fino al 6-4. Pinzi però trova la traiettoria giusta per il settimo gol e stavolta il portiere di movimento degli avversari è massimizzato da Righeschi, che con la rete numero 8 a porta vuota chiude decisamente l'incontro. Solo per le statistiche la marcatura numero 5 di Levante ancora con Brati. Sabato la trasferta a Pontedera, in casa della capolista. Primo fare i complimenti ai nostri ragazzi, non era facile uscire di questa situazione, ancora manca tantissimo, però hanno avuto il coraggio di uscire di questa. Sono già 3 partite di fila, siano quelli 2 di Matagianese più oggi, quindi vuol dire che hanno ritrovato, penso, la fiducia, hanno ritrovato tutto. Io volevo fare i complimenti da qui. Davvero, mister, è proprio stata una mancanza di convinzione nei propri mezzi, secondo me. Oh, non lo so, non lo so, sarebbe semplice dirlo, dare una spiegazione. Penso che questo è uno sport di squadra multifattoriale, possono succedere tantissime cose in tantissimi ambiti che purtroppo alcuni possiamo controllarli, alcuni no, però penso che si sono riusciti a uscire di questo insieme, come ti ho detto, volevo ringraziarli a tutti. Può essere anche una lettura all'inizio di campionato un pochino così differente dalle attese, una squadra giovane può averne risentito e quindi un pochino, perché i ragazzi sono sempre quelli. Sì, per quello non ti so che dire, non so che dirti. Se avessi una risposta, sicuramente quel periodaccio si avesse sicuramente risolto prima, però l'importante è che ad oggi sembra che abbiamo ripreso un po' la fiducia nel gioco, la fiducia in tutto quello che si fa, la fiducia anche con la qualificazione in Coppa, anche nel proprio gioco, quindi basta, mi basta quello. anche perché non è facile andare a Borgo San Lorenzo e vincere per 2 volte in rimonta poi. No, certo, ma tralasciando Borgo e tutto, sono già questi 3 risultati di fila, quindi sono veramente contento con tutto il lavoro che stanno facendo. La prova del 9 è sabato prossimo con la capolista. Certo, non Scusi, mister, dove non abbiamo nulla da perdere? nemmeno oggi, non ci abbiamo paura, noi bisogna andare a giocare, se facciamo il nostro gioco so che con qualsiasi squadra ci si gioca, perché veramente sono bravissimi i ragazzi, quindi non c'è nessun tipo di paura, penso che nemmeno noi i nostri, quindi se va. Dobbiamo prendere tutte le cose positive che in questo momento stanno arrivando, perché non tutte sono positive. Primo tempo alla grande, poi secondo chiaramente ogni tanto si spenge un po' la luce, però va bene, era importante dare continuità dei risultati. Abbiamo fatto una settimana incredibile perché raggiungere il risultato delle Final Eight non era per niente scontato, nel momento più difficile penso degli ultimi anni, quindi dai, bene, ora sabato prossimo ci attende una partita sulla carta proibitiva, ma come abbiamo fatto in semifinale tutto è possibile perché le qualità ci sono, quindi bene, dai. Hai detto bene, gran bel primo tempo, tanti gol sbagliati, tanti, troppi. Secondo tempo sul 6-2 si spenta la luce. No, non è che si è spenta la luce, però purtroppo nel primo tempo potevamo veramente dilagare. La partita rimane comunque
corta e su questo campo non ti puoi permettere di sbagliare niente. Noi siamo una squadra che la palla via non si butta, perché i dettami sono quelli. A volte bisogna prendere il positivo, a volte ci sta anche di prendere il negativo. E la cosa positiva è che questa volta abbiamo reagito. Nella difficoltà abbiamo reagito, siamo sempre stati a distanza, quindi ripeto, è un momento che stiamo cercando di uscire fuori e bisogna prendere tutto, il bene e il male.